Il mercato del pesce, parliamo di prima dell'invenzione della disponibilità di ghiaccio o dell'invenzione della catena del freddo. Il mercato si espandeva, si contraeva secondo le stagioni. Per cui è facile pensare, quasi conseguenziale, che nel mese di gennaio, con la temperatura rigida, una partita di pesce con un mezzo, allora rappresentato da un carretto nella migliore delle ipotesi o da una bicicletta spinta a mano, poteva in quelle condizioni spingersi molto più all'interno, quindi raggiungere mercati pressoché sconosciuti e più relativamente al pesce. Quando la stagione cominciava a riscaldarsi, questa possibilità si contraeva. Allora non esisteva la pesca del tutto. La pesca era quasi sempre molto mirata e selettiva. Il mestiere è importante, a parte la tonnara, che merita una trattazione a parte, era quella del pesce azzurro. Il pesce azzurro perché, oltre all'enorme consumo di fresco che se ne faceva, si prestava alla salagione. Per cui, o in periodi caldi, o nel periodo in cui c'era un surplus di pescato che il mercato non poteva assorbire, questo pesce veniva salato. E salato non solo da piccole realtà imprenditoriali, ma anche a livello privato. Privato c'è nel senso, ci sono pescatori che il surplus che pescavano, non essendo magari scavi dalla necessità di vendere a tutti i costi, preferivano farsi una riserva di pesce salato che poi vendevano a degli incettatori che col carretto andavano a vendere il pesce salato, usiamo il termine, a montata, cioè nei paesi dell'interno.